Evidentemente c'è anche qualcun altro che sta riprendendo. Gaucho Romano qui a Cannes per l'ultimo giorno del festival, è finito il concorso come dicevamo ieri, ma in realtà sta finendo il festival, aspettiamo solo che questa sera vengano annunciati i premi. Ovviamente poi domani ci sarà un punto di vista tutto speciale proprio sulla premiazione, su quanto, insomma, su quello che ne pensiamo dei film premiati, non premiati, eccetera eccetera. Vi ringrazio per aver visto e apprezzato molto il video con Quentin Tarantino, e allora a fine di questo video ci sarà anche un omaggio per tutti voi. Abbiamo detto ieri dei film che ci sono piaciuti di più, dei film per cui tifiamo, e quindi insomma, Dolan, Tommy Lee Jones, tifiamo, che io tifo, perché uso questo plurale maiestatistiche, io tifo per Dolan, per Ceylan, per Tommy Lee Jones, ma poi anche per altri. Dardenne hanno fatto un gran bel film, Zviagintsev ha fatto un gran bel film, eccetera eccetera. Facciamo un po' di pronostico. Dardenne tra i favoriti insieme a Ceylan, Dolan potrebbe essere una grande sorpresa, Steve Carell tra gli attori, Marion Cotillard, Juliette Binoche tra le attrici. I pronostici tanto è inutile farli perché non ci si azzecca mai, però siccome me li spesso volete saperli, allora mi sembra giusto anche dirveli. Le mie personali palme d'oro: miglior film probabilmente Mommy di Dolan, gran premio della giuria a Ceylan, sceneggiatura Zviagintsev, premio della giuria a Tommy Lee Jones, attrice, sull'attrice mica facile, sull'attore il Haruk Bilginer del film di Ceylan, attrice Anne Dorval di Mommy, poi gli altri premi non mi vengono in mente, però i premi che voi state attendendo sono quelli più particolari, più interessanti. Per esempio, film di Melma di Cannes 2014 probabilmente è Xenia di Panos Koutras, non mi ricordo, greco, visto al Certain Regard. È praticamente il primo Almodovar che incontra Amici di Maria De Filippi. C'è un ragazzino gay, ovviamente molto esuberante, ovviamente molto picchiato dai bulli, che scappa dopo aver reagito a una rissa, scappa col fratello, che guarda caso è un grande cantante che sta per partecipare a un reality show, a un talent show. Ah, bello, siamo tutti molto felici di questo. E poi vanno tutti a due alla ricerca di un padre che è scomparso. Ah, che veramente, che bella storia. E al Certain Regard, cioè tipo i film, quelli sperimentali, alternativi, E poi, beh, insomma, un film che poi a un certo punto dà il colpo di grazia, perché nel finale appare la divina Patti Pravo, che guarda caso il sogno segreto di tutti e due i fratelli. Tremendo, terrificante. Già alle 3 del pomeriggio su Canale 5 sarebbe un problema, figuriamoci a Cannes. Film ACP, cioè Ammazza che palle, cioè non un film brutto, però un film di cui non ce ne può fregar di meno. È una lotta dura tra due film molto per rotocalchi femminili, tra Grace di Monaco e Yves Saint Laurent. Alla fine però forse la spunta ed è anche un modo per parlare di un altro film di cui non vi ho parlato, Loin de ton père, anzi Loin de mon père di Karen Yedaya, sempre Certain Regard, che questa è stata la delusione assoluta di un festival sottotono, minore rispetto all'anno scorso e minore rispetto a molte aspettative. Questo film è proprio il classico film scandalo dei festival, c'è un tema importante, l'incesto, è trattato bene con questa... Praticamente il regista fa con lo spettatore quello che il padre fa con la ragazzina, quindi lo umilia in continuazione facendogli vedere delle cose insopportabili senza un minimo di elaborazione stilistica, poi gli prova a dare un contentino e poi lo riumilia, e alla fine comunque vince il bene, perché è un film che deve far riflettere, un film importante, Dio santo. E invece il premio AFI 2014, che vede fuori classifica la divina Jessica Chastain, stava lì per vincerlo Christina Hendricks, che come dicevamo è proprio Giunone scesa in terra, però voglio darlo al... non so se l'avete capito, il premio AFI è il premio che riguarda l'AFI, cioè
la bellezza femminile, e volevo darlo a un'attrice, credo che si chiami Ingrid Jonsson Gonzalez, Rodrigo, è un mezza spagnola, mezza svedese, perché è molto bella, è molto brava e ha anche un bel viso simpatico, cioè fa proprio star bene quando sorride, e che è la protagonista del film Hermosa Juventud di Jaime Rosales, che è un bel film finalmente del Certain Regard, che è una storia di due ragazzi poveri che però vivono insieme, vogliono vivere insieme, vorrebbero fare un figlio e che si ritrovano ad affrontare i problemi della povertà. Ovviamente tutto questo raccontato innanzitutto con un occhio alla vera gioventù, cioè quello che significa essere veramente giovani in questo momento storico, e soprattutto il modo in cui i giovani sono i giovani, cioè attraverso i vari linguaggi, usando la pellicola molto sgranata per far sentire proprio la forza materiale della pellicola e la differenza tra l'altra definizione quasi oscena dei telefonini, delle videocamere, non per mescolare semplicemente i linguaggi, ma per fare proprio delle cesure narrative, per raccontare dei momenti precisi della vita di questi personaggi, Skype, le chat, WhatsApp, tutto mescolato in maniera veramente, veramente intelligente da Rosales, che per me dimostra, perché è il primo film suo che vedo, ma chi ne sa, dice che conferma un ottimo talento da tenere d'occhio. Questi i miei premi particolari. All'inizio avete visto un po' di bandiere, tra cui la bandiera europea, perché domani dovete andare a votare per le elezioni europee, mi raccomando non fate gli ignorri, e restate ovviamente ancora un po' perché c'è il... praticamente vi ho portato ospite il miglior amico di Quentin Tarantino. Chi è? Scopritelo.